Buongiorno, vedo che guardate le vetrine. State cercando qualche regalo di Natale o già li avete fatti tutti? Ancora nessun regalo. Quindi sì. Cominciate a dare un'occhiata. Sì, sì. Iniziamo. Lasciato alle spalle il lungo ponte dell'Immacolata e la notte di Santa Lucia, gli occhi soprattutto dei più piccoli ora sono rivolti al Natale. Per i più grandi è partita la caccia ai regali. Cerca qualche regalo di Natale oppure acquisti per lei oggi? No, per regalo per Natale, sì. Quindi si sta avvantaggiando, insomma, a parte con 9 giorni di anticipo. Ritardo, quest'anno in ritardo, perché comincio sempre prima. Ma quest'anno c'è meno soldi e allora bisogna cominciare più tardi. Quindi giusto un pensiero? Sì, giusto un pensiero. Non vado sulle cose grosse perché non è possibile. Con 500 euro di pensione al mese non è possibile andare nei regali grandi. Ho regalato già tanto. Ha già dato? Ho già dato le mie bustine ai figli e ai nipoti. Niente regali, solo soldi. Fanno quello che vogliono perché sono grandi e quindi... A loro la scelta. Sì, sì. Signora, buongiorno. Posso chiederle se è un regalo di Natale? Sì. Perché? Per i nipoti, per i figli? Sì. Quando glieli porterà? Il giorno di Natale, come da tradizione, vigilia? Vengono loro, ritirano loro. Quindi si festeggia il Natale in famiglia? Sì, sì. Ma come trovare il regalo perfetto? Un buon consiglio è quello di pensare bene alla persona che dovrà riceverlo e poi spazio a bancarelle, negozi e mercatini con prodotti tipici, oggetti d'artigianato e dolci a volontà. I generi alimentari si confermano al top della classifica dei regali più gettonati per il Natale, seguiti dall'abbigliamento che sorpassa i giocattoli. Rispetto all'anno scorso vanno meglio i viaggi, i libri e i prodotti per la cura della persona. Perdono appeal gli smartphone e crescono videogame e computer. Ma il vero fenomeno di quest'anno è il ricorso al web per l'acquisto dei regali. Quasi il 40% dei consumatori acquisterà con un click i doni natalizi. Hanno già iniziato i suoi clienti a fare acquisti di Natale? Qualcosa sì, qualcosina sì, si sta iniziando a vedere adesso. Sono più i giovani o magari gli adulti che già acquistano? Da me con bambini piccolini, in questo caso da me. Su che cosa si va in particolar modo? Su scarpe da bambino, perciò sulle scarpine invernali addirittura per questo periodo. Ci sono già delle occasioni? Ha anticipato qualche sconto? Qualcosina, è da venire a vedere comunque. Avete già impacchettato dei regali? Sì. Assolutamente, abbiamo impacchettato diverse cose, diversi accessori, braccialetti infatti li abbiamo terminati, sciarpe, magliette. Vanno ancora questi buoni sconto come regalo? Sì, vanno molto anche perché chi non ha delle idee chiare o ha paura di fare un regalo sbagliato fa un buono e va un po' più sul sicuro. Signore, buongiorno, i regali di Natale si cercano anche tra le bancarelle? Sì, anche. Si cerca di risparmiarlo, di trovare anche le occasioni prima di Natale? Possibilmente sì, quest'anno soprattutto, senz'altro. Lei ha già finito i suoi regali o ancora deve cominciare? No, io devo incominciare, sono quindi un bel lavoro. Un minuto, sì. Dopo 7 anni di crisi, secondo le previsioni dell'ufficio studi di Confcommercio, il Natale sarà l'insegna dei consumi in crescita e si stima che la spesa degli italiani per i regali sarà di 166 euro pro capite, il 5% in più rispetto allo scorso anno. A paragone con il 2009, però, il budget per lo shopping natalizio rimane inferiore del 30%. Il cammino è ancora lungo, ma secondo l'associazione di categoria la strada intrapresa è quella giusta. Certo è che molti fanesi spenderanno poco e c'è chi aspetta l'ultimo momento per fare gli acquisti. Ancora no. Solo per voi? Solo per noi. Ecco, e in caso su che cosa andrete? Abbigliamento, accessori, prodotti alimentari? Accessori, probabilmente accessori. Niente ancora. C'è crisi oppure li farà? Molto, no, perché io la pensione è piccola, la mia. Niente. Ha già in mente qualcosa, ha già pensato cosa regalare? Al momento no. Su che cosa punterete? Abbigliamento? Abbigliamento, non, ancora non si sa, niente. Ha già pensato, ha già acquistato qualcosa? Ho già fatto, già fatto tutto. Quindi a posto, ha tolto ogni pensiero. A posto. Gli acquisti di Natale si fanno anche tra le bancarelle del mercato? Qualcosina, però... cose da 5, 4, 6 euro, 10 al massimo. Quindi sempre il pensiero. Che cosa comprano? Comprano più che parte queste cose qua, tovagliette, asciugamanini, robine così. Colore? Sì, preferisce sempre il rosso? Sempre il rosso, sì. Ascolta, il compleanno di mia figlia, ma non ti posso dire cosa ho preso, perché mi guarda fino a... fanno TV dopo la sorpresa. Ecco, chi è nato a dicembre ha un regalo doppio? Certo. Sì.
Ho due figli, tutti e due di dicembre, quindi... Una spesa a questo punto quadrupla. Sì, sì, sì. Per i regali di Natale invece a parenti o amici sei già portata avanti? Un pochino. Che cosa si acquista generalmente? Prodotti alimentari, abbigliamento, piccoli oggetti? Piccoli oggetti, anche per il marito, dai, quelle cose... Piccoli pensierini, perché i soldi non ci sono e basta il pensiero. Un po' alla volta, perché purtroppo lo stipendio è sempre quello, i prezzi sono altissimi, quindi bisogna un attimo risparmiare. Su che cosa si va? Abbigliamento, piccoli oggetti, pensierini, fiori, piante? Le persone a cui viene rivolto il regalo. Quindi possono essere, non so, dei pensierini per un bimbo, dei giocattoli, per una persona adulta, qualcosa di utile, non di superfluo. I regali di Natale? È qui. È Alessio, è per me. Quanto manca? Poco? No, un mesetto così. Bene, tantissimi auguri. Grazie.